Auto in fiamme nella notte. Incendi di origine dolosa nelle periferie. Le immagini che scorrono, fornite alla redazione dagli abitanti del luogo, riprendono quel che è accaduto per la prima volta in pieno giorno nel quartiere Seminario, a 2 passi dalla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli in Biceglie. Fumo nero e denso, poco prima di un pranzo a base di diossine per i residenti di via Sergio Cormai e vie limitrofe. E ancora la mano di ignoti a colpire per liberare un campo abbandonato dalle fastidiose sterpaglie estive. Coinvolto, circa un ettaro di terra, sotto gli occhi dei residenti impauriti e confusi dalla colonna di fumo nera sollevatosi subito dopo il mezzogiorno, di fuoco, questa volta in senso letterale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del distaccamento di Molfetta, giunti a domare le fiamme di origine ignota a circa mezz'ora dei primi segnali, perché impegnati a distinguere un altro incendio. All'indomani, una nota stampa del presidente della provincia di Barletta Andrea Trani, avvocato Francesco Ventola, riporta l'attenzione sul fatto, uno dei tanti che hanno reso alla BAT il triste primato pugliese di roghi estivi nel 2012. Togliamo i vincoli paesaggistici, spiega Ventola. I fatti dimostrano che non è sottoponendo un'area a vincolo che si salvaguarda il territorio. Il rischio che si corre, piuttosto, è che i privati l'abbandonino per rimetterci economicamente. E poi ancora. Dov'è l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali che dovrebbe prevenire gli incendi? Che ne fa dei 45 milioni di euro annui che la Regione stanzia per la tutela del nostro paesaggio? Interrogativi infuocati, da inquadrarsi nell'ambito di una prospettiva più ampia. Nello stesso giorno, del 20 agosto, nella provincia di Barletta Andrea Trani sono stati appiccati 4 incendi ad Andria, Spinazzola, Minervino Murge e Barletta. Decine di ettari di boschi e aree verdi distrutte perché senza controllo. E se oggi si contemplano le ceneri con rabbia e indignazione, è segno di un impegno troppo blando alla salvaguardia di quel briciolo di natura urbana, che non si sa per quanto ancora sarà sottratto al cemento.